della violenza politica, temi che prendono spunto dall'esperienza politica, umana e parlamentare di Giuseppe Di Vagno e che sono ancora profondamente attuali nel presente che stiamo vivendo. E allora questo è il tema, penso, che dovrebbe essere oggetto oggi del nostro dibattito, perché si tratta di un provvedimento a sostegno della memoria di fatti non troppo lontani nel tempo, di un omicidio politico che dovrebbe farci riflettere su una cosa, sul fatto che il confronto politico, la contrapposizione ideale, possa arrivare a trasformarsi in violenza e sopraffazione, a strumento di lotta politica. Un tema che, se pensate, ha attraversato e continua ad attraversare la storia del nostro Paese, che vede e ha visto idee politiche, a volte anche positive ed emancipative, trasformate in dogmi indiscutibili da affermare con qualunque mezzo, gli avversari trasformati in nemici, il confronto che diventa aggressione verbale violenta. Temi quindi profondamente attuali, su cui penso che come forze politiche che siedono all'interno di questa istituzione dovremo essere chiamati a tenere ben alta la nostra attenzione e il nostro impegno. Grazie. La ringrazio. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Palese. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Siamo oggi alla terza lettura di questa proposta di legge di istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno ed è veramente sperabile e auspicabile per le motivazioni espresse in quest'Aula già nella prima lettura, ma ribadite in maniera pure più efficace, più pregnante adesso sia dal relatore sia dai colleghi che mi hanno preceduto. Sostanzialmente questo premio che viene istituito di ricerca su Giuseppe Di Vagno, cioè, si inserisce già su un'attività profonda che avviene soprattutto nel territorio pugliese e a Conversano, in particolare città di Giuseppe Di Vagno, attività svolta da parte della Fondazione Giuseppe Di Vagno, che nel contesto poi dell'attuazione di questa proposta di legge di istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno agirà d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, cioè, e del Turismo, cioè, per poter far sì che abbia così il via. È stata già sottolineata, cioè, l'importanza storica ed educativa dell'istituzione di questo premio biennale di ricerca e non sta certo a me valorizzare, cioè, quello che è stato l'impegno, cioè, politico in un momento, in un contesto molto difficile del nostro, cioè, paese, di repressione, cioè, delle libertà, dell'espressione, cioè, di pensiero da parte di Giuseppe Di Vagno, fino a pagare con la vita. E davanti a una situazione del genere, cioè, io posso dire di essere, cioè, testimone anche materiale di quella che è l'attività della Fondazione Giuseppe Di Vagno in Puglia, l'importanza, cioè, che hanno solo dal punto di vista storico del messaggio che si riesce a dare, ma soprattutto per la enorme, cioè, frequentazione delle scolaresche. Le scolaresche spesso, cioè, ben volentieri, ci si reggono nella sede legale, giuridica e strutturale della Fondazione ed è motivo, cioè, di orgoglio, cioè, quello che è successo tempo fa con la visita proprio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, cioè, che ha dato, cioè, ulteriore, cioè, spessore a quello che è stato, cioè, il messaggio di Giuseppe Di Vagno. Nello specifico è fin troppo, cioè, evidente, cioè, che c'è necessità per rendere ancora più pregnante, più utile, non solo dal punto di vista regolare, diciamo culturale, cioè, ribadisco, ma soprattutto dal punto di vista, cioè, educativo per le nuove generazioni, l'attività della Fondazione, come metterla pure, diciamo, in queste condizioni. Per questo motivo ci, cioè, vengono stanziate 100.000 euro come una tantum. Per la riorganizzazione e la redazione degli inventari, il potenziamento, l'automazione, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca. E Dio sa quante biblioteche pubbliche rimangono chiuse e inattive, soprattutto quelle dei piccoli comuni. E dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione stessa. Quindi già questo fa sì dell'importanza di questa, cioè, decisione e dell'istituzione di questo premio, che
all'attività già svolta della Fondazione, cioè che sicuramente ci sarà arricchita da questa iniziativa dal punto di vista strutturale e organizzativo e anche tecnologico con l'informatizzazione, si aggiunge, per dare una continuità e uno spessore culturale ancora di più, anche l'istituzione di questo premio. Non mi dilungo, c'è sul problema della trasparenza, sulla vigilanza della Presidenza del Consiglio, c'è sulla giuria, c'è su tutto questo, ma soprattutto c'è da evidenziare che cosa poi determina gli aspetti principali dell'intervento pubblico in un contesto in cui c'è un comitato scientifico che decide volta per volta anche i temi specifici su cui individuare poi le materie, i temi, le discipline su cui dal punto di vista storico-culturale deve poi essere fatto il bando per il premio anno per anno, che ha un impegno finanziario anno per anno di 40.000 euro. Vero è che la Fondazione ha anche un altro contesto di ausilio, di risorse pubbliche da parte della Regione, di enti locali e di privati, e spero che questi siano sempre più numerosi. Ma il Comitato Scientifico decide, dicevo, per ogni edizione il tema, ma su che cosa? Sul socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo, ma anche sui conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro. Il socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali, regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e previsioni per il XXI, studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla, ideali di giustizia, di solidarietà, di pace in Italia e nel mondo, riformismo e democrazia nel Mezzogiorno d'Italia, tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e prospettive per il XXI, ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia e dell'Occidente. Un vero e proprio programma ampio, di grande spessore, di grande profilo, che secondo me sarà molto utile, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti educativi, storico-culturale, in un contesto in cui ultimamente, soprattutto nella scuola dell'obbligo, lo sappiamo bene quanto questo aspetto, questi profili e queste situazioni siano state fortemente trascurate, con i risultati disastrosi che noi abbiamo davanti, sotto gli occhi di tutti. Quindi un grande anche programma, ma soprattutto poi l'aspetto principale, che è un grande esempio, un grande messaggio di chi in questo Paese, nei tempi bui di questo Paese, ha pagato anche con la vita, con il sacrificio della vita, quella di lottare per i valori di libertà, di giustizia e di democrazia e di espressione anche del libero pensiero. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Palese. Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Pizzolante, che però non vedo in aula, quindi si intende che abbia rinunciato, mentre c'è l'Onorevole Laura Coccia. Prego. Grazie Presidente. Siamo qui oggi per parlare del premio di Vagno, ed è un'occasione molto importante per ricordare il valore della memoria, ma soprattutto il valore di chi studia affinché gli altri possano ricordare. Perché in questi giorni di campagna elettorale molto accesa, spesso si è sentito alzare degli steccati tra noi e loro, noi intesi come popolo, tra virgolette, civile, perfetto, e gli